Buongiorno ragazzi, oggi vedremo con questa lezione un argomento nuovo e ripasseremo un po' gli argomenti precedenti. Allora, questa mattina nella lezione che abbiamo fatto via Meet abbiamo fatto la correzione degli esercizi per casa. Poi abbiamo cominciato a vedere come ripassare per la verifica che faremo mercoledì prossimo. Allora, qua vi ho inserito gli elementi essenziali dell'assegno circolare da ripassare bene e le differenze fra assegno bancario e assegno circolare. A questo punto stavamo iniziando a ripassare l'argomento degli strumenti elettronici di pagamento e telematici. Ok? Vediamo se riesco a spostare. Ok. Allora, quali sono gli strumenti elettronici e telematici? Innanzitutto abbiamo le carte di debito, che sono strumenti di pagamento bancari, perché sono sempre collegati ad una banca che emette la carta e permettono di fare varie operazioni, tra cui prelevare denaro contante agli ATM, che sono quelle macchine dove possiamo andare a fare i prelevamenti, di solito disposti vicino alle banche, ma anche nei centri commerciali o in altri luoghi. Possiamo fare pagamenti nei negozi direttamente utilizzando il POS, Point of Sale, che è quella specie di telefonino aggeggino che serve per fare i pagamenti con le carte. E poi possiamo fare altre operazioni, di solito sempre presso gli ATM, con pagamento bollettini, visualizzazione dei movimenti del saldo, ricarica del cellulare, eccetera. Per usare una carta di debito, noi cosa facciamo? Dobbiamo digitare un codice segreto che di solito ha 5 cifre, che viene chiamato PIN, che non dobbiamo perdere, non dobbiamo divulgare, dobbiamo tenere nascosto perché dà l'autorizzazione a prelevare denaro da quella carta. Allora, la carta di debito, nel momento in cui viene utilizzata, comporta un addebito dell'importo che noi dobbiamo pagare direttamente sul conto corrente, con quel giorno. Quindi, se noi oggi paghiamo in un negozio, dalla data di oggi sul conto corrente vengono tolti quell'importo, quei soldi che noi dobbiamo pagare. Anche se l'operazione la vediamo fra qualche giorno, perché la banca deve comunicare, no? Il negozio deve comunicare alla banca l'operazione, in realtà subito con quella data viene addebitato l'importo. Esistono un tipo di carte di debito particolari che sono prepagate, sulle quali vengono caricati degli importi di denaro. E possono essere utilizzati i soldi presenti sulla carta scalare, cioè fino a che non sono finiti. Ne esistono di due tipi: un tipo ricaricabile, cioè che contiene un microchip e ogni volta che noi andiamo a ricaricarla dentro viene reinserito l'importo che possiamo utilizzare, esempio PostaPay. E un tipo invece usa e getta. Usa e getta perché hanno di solito un importo prepagato, noi l'andiamo a comprare, magari pagando una piccola commissione in più. E quando è finita si getta. Invece, ok, i pagamenti mobili possono essere fatti anche tramite il cellulare, cioè a volte può essere utilizzato un cellulare come mezzo di pagamento, appoggiandolo ad esempio sempre sui POS o col contactless, addebitando l'importo del pagamento sulla SIM card del telefono, cioè sul credito che noi abbiamo verso Wind, verso TIM, eccetera, oppure recentemente anche addebitandolo su un conto corrente o su una carta di credito collegata al telefono. Ecco, che cos'è invece una carta di credito? A differenza della carta di debito, non è uno strumento di pagamento bancario perché viene emessa non dalle banche, ma viene emessa da una società di finanziamento, di credito. Pensate alla Visa, alla Mastercard. Allora, è vero che una carta di debito viene comunque consegnata da una banca, ma non è la banca ad emetterla. Perché? Perché prima abbiamo detto che la carta di debito, io se la uso il 10 di marzo, mi comporto un addebito sul conto il 10 di marzo. Con la carta di credito non funziona così. Io il 10 di marzo vado a fare un acquisto in un negozio, il negozio al quale io pago con carta di credito riceve subito il denaro sul suo conto corrente per l'importo che io gli devo, al massimo entro un giorno o due, a me invece non viene addebitato sul conto corrente con quella data, ma viene addebitato il 10 del mese successivo.
Mi viene quindi fatto un finanziamento, viene fatto un credito. Ecco, questa cosa non la fa la banca, la fanno delle società che nascono proprio con questo scopo e sono le più comuni, Visa, Mastercard, American Express per intenderci. Ha la stessa funzionalità di una carta di debito, cioè serve sempre per acquistare beni o servizi presso i punti vendita, serve per fare dei pagamenti online, serve per prelevare denaro contante agli ATM. La differenza è che l'importo viene pagato subito senza addebitarcelo subito. Noi abbiamo fino al mese successivo per avere la disponibilità di quel denaro sul conto e per restituirlo. E all'estero, ad esempio, le carte di credito funzionano mentre le carte di debito non funzionano. Poi abbiamo le ricevute bancarie. Cosa sono le RIBA? Le RIBA sono delle ricevute che vengono emesse dopo che è stato fatto un pagamento di una fattura a mezzo servizio bancario di incasso elettronico. Cioè l'azienda che deve ricevere i soldi presenta alla propria banca una ricevuta con tutti i dati della fattura che deve riscuotere e della persona che la deve pagare, cioè del debitore, anche con i dati della banca a cui questo debitore ha detto che possiamo far riferimento per il pagamento. La nostra banca andrà ad avvisare la banca del debitore di riscuotere la fattura. La banca del debitore telefonerà o avviserà il debitore dell'avviso di scadenza, preleverà il denaro dal suo conto o comunque da dove il debitore gli dice di pagare e li verserà alla banca del creditore che li verserà sul nostro conto. Quindi la procedura di incasso tramite RIBA ha diverse fasi. L'azienda che deve avere denaro trasmette di solito per via telematica alla propria banca, che si chiama banca assuntrice, l'elenco dei crediti che deve incassare, perché le aziende che operano con le RIBA non ne hanno una singola da comunicare, ma fanno un elenco giornaliero o settimanale o mensile di RIBA da incassare, quindi le mandano tutte insieme. La banca assuntrice inoltre, sempre per via telematica, alla banca del debitore, che si chiama banca domiciliataria, e questa RIBA che è da pagare, la quale provvede ad avvisare il debitore della scadenza. Quando il debitore paga, la banca domiciliataria, quella del debitore, rilascia la RIBA quietanzata, cioè con ricevuta di pagamento avvenuto al debitore, e versa il denaro alla banca assuntrice dell'importo incassato. Quest'ultima lo accredita sul conto corrente del creditore. Cos'è invece un servizio SDD, il SEPA Direct Debit? Allora, questo tipo di servizio consente di incassare tramite la banca dei crediti che abbiamo ricorrenti, cioè sempre uguali e con una scadenza ripetuta nel tempo prestabilita, direttamente su un conto corrente. Allora, può essere un esempio il pagamento di Sky, oppure il pagamento di diverse rate con cui si fa un finanziamento presso, ad esempio, a me è capitato presso un centro medico con cui dovevo fare un trattamento tipo l'apparecchio di mia figlia. Al dentista vengono versati subito tutti i soldi attraverso una finanziaria. Questa finanziaria a me riaddebita l'importo ogni 2 mesi di 250 euro direttamente sul mio conto. È un SEPA Direct Debit. Ogni 2 mesi automaticamente va giù l'addebito sul conto. Questo addebito ovviamente io l'ho autorizzato nel momento in cui ho sottoscritto il contratto. Quindi con questo servizio chiamato anche addebito diretto unico europeo, il cliente domicilia il pagamento del debito, può essere fatto anche con le bollette, presso la propria banca. Quindi fornisce i dati del conto corrente su cui effettuare il debito e autorizza la banca ad addebitare il conto corrente per gli importi che arrivano dalle fatture di questo fornitore. Allora, che cos'è invece il servizio MAV?
Pagamenti mediante avviso, è un servizio di riscossione di importi, anche questi periodici, con l'invio di un bollettino di pagamento precompilato da parte del creditore. Anche questi spesso arrivano con le bollette. Il creditore, colui che deve avere i soldi, supponiamo era, che cosa fa? Invia il bollettino tramite la propria banca al debitore. Il bollettino ha anche una funzione di avviso della scadenza, di solito viene inviato insieme alla fattura e al riepilogo delle spese del periodo. È pagabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, ha la struttura come di un bollettino postale, ma può essere pagato non solo alla posta, ma anche alla banca. Allora, nel prossimo video che vi caricherò, invece, vi spiegherò il nuovo argomento, quello sulla scadenza comune adeguata, e vi assegnerò i compiti da svolgere questa settimana. Intanto vi saluto e ci sentiamo al prossimo video.